Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, presentata da me. Quest'oggi devo dire che l'uncinetto sarà ovviamente come sempre il protagonista, ma il tema centrale che abbiamo riscontrato in tutte le protagoniste di oggi sarà proprio il fatto che l'uncinetto è una vera e propria terapia, un modo per rilassarsi, per stare bene, che l'uncinetto non è un semplice hobby. Infatti le quattro protagoniste ci parleranno di questa arte, che in un certo senso possiamo definire così, come un modo davvero per stare bene, per rilassarsi e di cui praticamente non possiamo più fare a meno. E quest'oggi in particolare analizzeremo insieme quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, e poi nel corso della puntata parleremo non di una ma di ben due novità. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di quest'oggi è di Sabrina Fedelini. Tra lei, come potete vedere, ha realizzato questo bellissimo zainetto con, vediamo. Sabrina ha utilizzato il Tailurex rosso oro e l'uncinetto 3,5. Sabrina è una donna di 51 anni che ha la passione per l'uncinetto e i ferri da praticamente una vita. Infatti da quando ha 10 anni sferruzza, crea. Ci ha raccontato che non riesce a stare seduta, ferma, a rilassarsi sul divano senza avere un uncinetto o un ferro, comunque qualcosa da creare. È un hobby, ma anche e soprattutto un modo proprio per rilassarsi e stare bene. Questo zainetto lo ha realizzato in occasione di una vacanza da fare con la sua cagnolina. Aveva bisogno di qualcosa di pratico, di comodo da poter indossare, in modo tale da avere ovviamente le mani libere e poter correre dietro al suo amore a quattro zampe. Ha visto un tutorial su YouTube e ha deciso di realizzarlo, appunto, come avete visto, con il Tailurex. Le piaceva tantissimo il colore. È andata sul nostro sito, nel quale ovviamente è sempre possibile trovare tutto ciò che vi occorre per realizzare anche una singola creazione, e infatti grazie al Tailurex, la rete, i ganci e il ciondolo è riuscita, insomma, ecco, in un sol colpo a realizzare questa stupenda creazione. Che dire, bravissima Sabrina. Il secondo progetto invece di quest'oggi è di Mimì Latronica. Lei è di Manfredonia, in provincia di Foggia, ed ha realizzato questo costume commissionato lei da una cara amica. Perché? Perché conoscendo la sua passione per l'uncinetto, passione che coltiva da circa 8 anni, e soprattutto la sua bravura, come è evidente anche nella foto che vediamo quest'oggi, appunto ha chiesto di far sì che potesse realizzarle un costume fatto su misura per lei, scegliendo quindi i colori dello splash. Vediamo esattamente quali. Mimì ha utilizzato due gomitoli di splash tabacco, uno di turchese, e il tutto lavorato con uncinetto numero 3. Le ha dato le indicazioni sul suo prototipo ideale di costume da voler indossare, e voilà, il gioco è fatto. Mimì lo ha realizzato, si è trovata molto bene con lo splash perché ha detto che è stato, insomma, davvero molto semplice lavorarlo. Ci ha definito come una sorta di garanzia per lei e per tutti i prodotti, i filati e i vari attrezzi che acquista da noi, e noi, che dire, non possiamo fare altro che ringraziarla. Ma parliamo della prima novità di quest'oggi, vale a dire una licra fresca fresca appena arrivata in casa Tessiland. Ecco a voi la licra print, e con l'aggiunta anche di una licra, diciamo, un po' lurex, vale a dire la licra gold e quella silver. Analizziamo rapidamente, insomma, quello che è questo fantastico prodotto, che poi avrete modo di vedere nel dettaglio proprio in Tessiland News. Allora, parliamo di una licra print, quindi stampata, come potete vedere, con sfumature meravigliose. Pensate, ben 16 colorazioni. È una licra elasticizzata moderatamente, quindi ciò cosa significa? Che potrete davvero realizzare le vostre creazioni in maniera davvero molto semplice, scorrevole, non è eccessivamente elastica, quindi davvero il lavoro verrà da sé. Poi con questi colori, voglio dire, potrete realizzare borse, accessori o complementi d'arredo da poter abbinare davvero a qualsiasi cosa. Senza contare ovviamente a queste due varianti, che daranno poi un tocco di luccichio e soprattutto di eleganza in più a quelle particolari creazioni di cui avrete bisogno per non passare del tutto inosservate. Diciamo così, una licra in esclusiva per Tessiland, ma ormai per chi è cliente da noi da tanto tempo è abituato a queste novità e a questa qualità. Quindi guardate i colori disponibili e fateci sapere qual è il colore che vi piace di più e soprattutto la creazione che volete realizzare.
Il terzo progetto di quest'oggi è invece di Federica Pau. Allora, Federica ha utilizzato Liggy nella variante Duna e l'uncinetto numero 3,5. Qui davvero evito di parlare perché ci dirà tutto lei in questo video che ci ha inviato. Guardatela. Ciao a tutti, sono Federica, ho 29 anni e vengo da Pavia. Per chi non è mai stato a Pavia, consiglio vivamente di venire a fare un giro perché è davvero una bellissima città, piccolina, ma piena di cose da vedere, da scoprire, e assolutamente dovete fare una passeggiata sul ponte coperto con il Ticino che scorre sotto i vostri piedi. Questo lo consiglio a tutti. Per quanto riguarda l'uncinetto, è da poco che ho iniziato e ho fatto un corso. Infatti ringrazio la mia maestra perché mi ha insegnato tantissime cose. Nonostante il Covid e le varie chiusure, siamo riuscite a portare a termine il progetto, che era quello appunto di insegnarmi e di imparare almeno ad utilizzare, a tenere in mano l'uncinetto. Diciamo che ho sempre avuto in casa mia mamma che quando ero piccola faceva i centrini, tutte cose molto belle, difficili, e però ovviamente non apprezzavo questo tipo di hobby. Negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, invece ho riscoperto quest'arte e davvero non riesco più a farne a meno. A volte sono talmente presa nei lavori che non guardo più l'ora, non vado in bagno, non mangio, perché davvero è una cosa che mi piace tantissimo. Ho fatto tantissimi lavori, lavoretti, progetti, e mi ispiro sempre ovviamente a vari tutorial che trovo su YouTube, soprattutto quelli della Fata Tuttofare. Diciamo che spero che un giorno questa mia passione per la moda e tutto quello che riguarda l'abbigliamento possa diventare effettivamente un lavoro. Adesso mi cimenterò anche con i ferri, vediamo se riuscirò ad imparare qualcosa. Per quanto riguarda il vestitino, ho utilizzato Liggy, che è il mio filato preferito. Lo utilizzo veramente per qualsiasi cosa. E ne ho utilizzati circa 350 grammi per la mia taglia, che è una S. E il punto di lavorazione è molto semplice perché sono tutte praticamente maglie alte. E l'ho diviso, la lavorazione è divisa in due parti, quindi la parte sopra e poi viene seguita poi la lavorazione della gonna. E mi sono trovata davvero bene perché, ripeto, è un filato che per me è comodissimo, lo lavoro da Dio. Ho utilizzato il 3,5 in questo progetto, ma anche utilizzando uncinetti più piccoli o più grossi a seconda della creazione che voglio fare, veramente mi trovo molto bene, si lavora da Dio. E niente, vi ringrazio e vi saluto, spero che il mio progetto vi sia piaciuto e rimango sempre in contatto con voi per imparare cose nuove e vedere i bellissimi lavori che fate tutte quante. Ciao! Bravissima Federica, poi il fatto che tu sia anche così giovane è davvero fonte di ispirazione per tutte coloro che ci guardano. Brava Federica! La foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana, dal 21 al 27 giugno, è la foto di Serena Stancari, o Stancari, non lo so esattamente, mi perdonerà, che ha realizzato questo stupendo vestito prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è l'abito Amber. Lei ha utilizzato lo stesso filato, ma con una variante di colore diversa. Vediamo quale esattamente. Serena invece ha utilizzato il Visco King Guadalupe e l'uncinetto 3,5. Vive a Venaria, in provincia di Torino. Ha sempre amato l'uncinetto, ma solo ultimamente si è cimentata facendo un progetto dietro l'altro. Per lei l'uncinetto è un vero relax, un vero passatempo, non riesce a starne senza, e se lo porta praticamente ovunque. Si è trovata molto bene con questo filato, ci ha detto che è davvero molto semplice da utilizzare, però insomma il Visco King è davvero un ottimo filato. Adesso è vero, è pochissima disponibilità sul sito, ma c'è l'Alma, che è davvero un'ottima alternativa con delle sfumature probabilmente ancora più belle. Brava Serena e complimenti! E la puntata di quest'oggi di Tessiland Condivision termina qui. Non prima però di avervi detto l'ultima novità appena arrivata nel nostro
meraviglioso, fantastico e creativo mondo Tessiland. Infatti, da pochissimi giorni Tessiland è anche su Telegram, questa applicazione di messaggistica istantanea gratuita che piano piano sta spopolando ormai in tutto il mondo. Un'applicazione davvero molto semplice, vi basterà scaricarla e poi potete o cercarci direttamente nel motore di ricerca proprio dell'applicazione, quindi scrivendo Tessiland ci vedrete subito, il nostro logo è inconfondibile, oppure salvando il nostro recapito telefonico, in questo caso creato proprio appositamente per Telegram, che è 392-9966-343. Salvandolo poi vedrete che in automatico vi fuoriuscirà proprio una volta scaricata l'applicazione. Telegram è davvero molto utile, vede racchiusi in sé tutti i benefici di WhatsApp più quelli di ad esempio un qualsiasi canale come potrebbe essere YouTube. Infatti grazie a Telegram potrete chattare con noi, quindi inviarci dei messaggi e quindi avere l'ennesimo servizio di assistenza di Tessiland, ma allo stesso tempo sul nostro canale potrete vedere tutte le nostre novità, tutte le nostre rubriche e i nostri articoli pubblicati appunto sul nostro blog. Insomma, è un'applicazione che qualora non aveste già scaricato vi consiglio di farlo al più presto. Detto ciò, adesso realmente si conclude la puntata di Tessiland Condivision. Vi ricordo quindi di cercarci sull'applicazione Telegram, di seguirci su tutti i nostri social e quindi di iscrivervi ovviamente al canale YouTube, di seguirci anche su Instagram, Pinterest e TikTok, oltre ovviamente a Facebook e alla pagina Meglio di Maya. Tutti i commenti, tutti i link dei prodotti e dei tutorial di cui abbiamo parlato quest'oggi li potrete trovare qui nel box informazioni oppure nella i-posta qui in alto. Di commentare, di dirci qual è il progetto che vi è piaciuto di più, dirci cosa ne pensate anche dei nuovi articoli, di cliccare un pollice in su se vi è piaciuto il video e io vi do quindi appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!